Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto i pancake giapponesi, un'ottima idea per la colazione quando si sta in casa e non si ha fretta di uscire. Per una colazione che vi coccola e soprattutto piace un sacco ai bambini. Farli è velocissimo, vediamoli. Ora li tagliamo così vi facciamo vedere l'interno. Eccoli qui, vedete? Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare i pancake giapponesi al tè soffici sono 2 uova, 33 g di farina, 23 g di zucchero bianco, mezza bacca di vaniglia, se non ce l'avete potete anche utilizzare la scorza di un limone, un cucchiaio colmo di latte. Per ungere la padella dove andremo a cuocere i pancake noi utilizziamo un goccino di olio. Facciamo un'incisione sulla vaniglia. Noi utilizziamo sempre vaniglia fresca, poi il bacello della vaniglia non lo buttiamo, lo utilizziamo per fare lo zucchero vanigliato. A questo punto dividiamo le uova, li andremo a dividere perché andremo a montare gli albumi. Questo è il segreto per far venire i pancake giapponesi molto soffici, fluffy come si dice in inglese, fluffosi, un po' italianizzato, però davvero così vi verranno sofficissimi. È un po' il metodo che vi abbiamo fatto vedere nell'angel cake, la torta americana, e che i giapponesi utilizzano anche per fare la cheesecake giapponese. I giapponesi adorano tutto quello che è soffice, e anche noi, perché davvero se li provate questi pancake sono ottimi. Nei due tuorli andiamo a mettere il cucchiaio di latte, ci mettiamo la vaniglia fresca e amalgamiamo. Come vedete questi pancake tra l'altro non hanno burro, non hanno lievito, quindi si fanno davvero con pochissimi ingredienti e senza lievito vi vengono belli alti, soffici. Quindi è una ricetta fantastica per la colazione, per i brunch, ma anche come dessert, perché poi vi vengono questi piccoli dischetti come se fossero dei piccoli pan di Spagna che potete mettere uno sull'altro, guarnirli e diventa un piccolo tortino. Setacciamo la farina, importante per non far venire grumi. La preparazione di questi pancake più o meno vi toglie 10 minuti, poi 10 minuti a cuocerli, quindi in 20 minuti avete un... avete dei pancake caldi, soffici e alti. Con 2 uova ce ne vengono 3 e sono abbastanza consistenti perché sono doppi, quindi anche una testa andrebbe bene, però dipende ovviamente da quanto mangiate, quindi magari per andare sul sicuro potete farne 2 a testa. Nel caso raddoppiate le dosi. Diciamo che questa che vi stiamo facendo noi è la ricetta per 3 pancake. Difficile dire per quante persone, quindi. Questa ricetta noi la facciamo tutte le volte che dobbiamo fare colazione a casa, non dobbiamo correre in ufficio, non dobbiamo uscire di casa, quindi ottima in questo periodo. E poi piace tantissimo ai bambini. Quindi vedete, stiamo continuando ad amalgamare. Abbiamo deciso di farvi vedere questa colazione veloce, oltre che deliziosa, perché appunto in realtà poi non vi toglie tanto tempo e vi permette di fare una colazione bella nutriente, meglio di una merendina per i bambini, eh? Quindi anche se gliela volete dare il pomeriggio al posto della merendina, meglio ancora, soprattutto quando stanno tanto tempo a casa. Andiamo a montare gli albumi. Monteremo prima per una parte e metteremo lo zucchero, poi ci metteremo il resto dello zucchero. Adesso vi facciamo vedere. Prima parte di zucchero. Seconda parte di zucchero. Vedete, sono ben montati a neve e questo è il segreto per far venire i pancake così soffici. E cominciamo ad incorporare gli albumi nei tuorli e nel resto degli ingredienti. Quindi piano piano
perché non dobbiamo smontare il composto. Questo è il motivo per cui questo impasto non può andare in frigorifero, altrimenti si smonta. E ovviamente non potete neanche, non è consigliato congelare questo tipo di pancake. È un tipo di pancake che va fatto al momento e mangiato caldo. Tuorli al bume devono legarsi. È una ricetta semplicissima, ma servono un po' di accorgimenti per farla venire perfetta. E il risultato, ve lo assicuriamo, è favoloso. Incorporiamo ancora un po'. Continuiamo così, ad incorporare pian piano il tutto. Il movimento in genere si fa con una spatola dal basso verso l'alto. La consistenza di questi pancake sarà come un po' quella dei soufflé, infatti si chiamano in giapponese soufflé pancake. Stiamo mettendo l'ultima parte di albumi montati a neve e vedete la consistenza dell'impasto dei pancake deve essere proprio come quello di una nuvola sofficissima. I pancake ovviamente sappiamo tutti che sono diversi, quelli tipici americani, non sono così alti e soffici, ma i giapponesi li hanno personalizzati secondo noi in una maniera fantastica, rendendoli ancora più buoni. Quindi ringraziamo i giapponesi per questa versione. E la inseriamo nella playlist di dolci facili e veloci da fare per la colazione. Quindi tutti i dolci che vi abbiamo già fatto vedere per le colazioni, per coccolarvi a colazione quando avete un po' più di tempo. In genere si preparano tutti, se vi svegliate una mezz'oretta prima della colazione riuscite tutti a farli. E potete coinvolgere anche i bambini a fare questa attività. Lo impasto. In una padella antiaderente andiamo a mettere un po' di olio, quindi vedete, senza burro assolutamente, e lo asciughiamo anche un po', in modo così anche da spargerlo bene. La padella ovviamente deve essere una padella antiaderente. Accendiamo la fiamma al minimo. Tenetevi a portata di mano un'altra padella, perché uno dei segreti anche per farli venire così soffici è che cuoceranno un po' al vapore. Adesso vi mostriamo come. Una volta che la padella è molto calda, cominciamo a metterci l'impasto. Potreste aiutarvi anche con un coppapasta per dargli una forma più omogenea, più alta, però ci farei anche senza, vengono bene comunque. Ci aggiungiamo un po' di impasto sopra. Essendo la consistenza a nuvola, se ci mettete un coppapasta anche a forma di cuoricino carina, ovviamente si mantiene dentro, non cola. Quindi è un'ottima idea per farli ancora più sfiziosi. Quindi stiamo continuando ad aggiungere dell'impasto sopra a ciascuno. A questo punto ci mettete la padella sopra come se fosse un coperchio. Lasciamo la padella per 3 minuti. Dopo 3 minuti possiamo sollevare l'altra padella e ci aggiungiamo un altro po' di impasto sopra. Mi raccomando, a tenere la fiamma molto bassa per non bruciarli sotto.
Mettiamo l'acqua, per questo vi dicevo prima è quasi una cottura al vapore, perché a un certo punto andiamo ad aggiungere l'acqua e a chiudere nuovamente. Per un minuto. Ok, quindi un altro minuto, per un totale di 4 minuti. È passato il minuto e adesso li giriamo. Aiutatevi con una spatola. Però non è difficile girarli perché sono abbastanza compatti. Guardate come sono venuti belli lisci sopra. Ci stiamo aggiungendo altra acqua dopo averli girati e li chiudiamo nuovamente. Quando li abbiamo girati li terremo sotto il coperchio per 4 minuti in totale, senza aprire. Dopo 4 minuti quindi apriamo ed eccoli qui i nostri pancake. Adesso andremo a toglierli dalla padella e a guarnirli. Avete visto, quindi la ricetta è davvero facilissima, semplice, dovete solo seguire i nostri passaggi in modo che vengano davvero soffici e alti, però è un'ottima idea davvero per la colazione, c'è un profumo incredibile di vaniglia e di dolce fatto in pochissimo tempo. Noi abbiamo scelto di metterci delle fragole, quindi frutta fresca va benissimo, abbiamo lo sciroppo d'acero, ma sul nostro sito www.cucinageek.it vi diamo tantissime idee su come guarnire i vostri pancake giapponesi. Sciroppo d'acero e sono perfetti. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, taggateci su Instagram se fate i nostri pancake fluffosi. E come al solito ovviamente iscrivetevi al canale se volete vedere altre ricette come questa. Alla prossima ricetta, ciao!